Servono gli Stati Uniti d'Europa per affrontare sfide che diventano sempre più globali, lo dice ai nostri microfoni il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi al rientro dalle ferie. Tra i temi affrontati l'immigrazione, la Toscana dice chiederà ai profughi di dare un contributo alla nostra società in cambio dell'accoglienza. Lo ha intervistato Paolo Pardini. Come per i problemi dell'economia, come per i problemi dell'immigrazione e come per i problemi della CO2 ed è quindi del cambiamento climatico, noi abbiamo bisogno degli Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa per fronteggiare i gravi problemi che affliggono il nostro futuro. Al ritorno dalle vacanze, alla vigilia della ripresa, il Presidente della Regione Rossi parla ai nostri microfoni, quasi da leader nazionale, nella consapevolezza che le grandi questioni si affrontano e si risolvono al di là dei confini toscani. Il locale è ormai globale, ma le risposte ai problemi della Toscana comunque non possono attendere. Il lavoro prima di tutto, abbiamo raggiunto alcuni risultati proprio prima della pausa estiva importanti su Livorno ma anche su Volterra, altri ne sono stati raggiunti con accordi importanti nell'area fiorentina. E poi dobbiamo spendere bene i fondi europei, abbiamo fatto i bandi, cominciamo ad erogare i finanziamenti alle imprese che investono e che fanno occupazione. Lavoro, ma anche migrazione. Ecco Presidente, ma il modello toscano riuscirà a reggere all'arrivo di queste nuove ondate di profughi? Per ora il nostro modello complessivamente ha retto, regge meglio laddove c'è disponibilità da parte dei sindaci. E ai sindaci che dicono no, noi pensiamo prima ai nostri concittadini, cosa risponde? Secondo me questi sindaci rischiano di pensar male anche ai loro cittadini. Questi sono finanziamenti che vengono dal governo nazionale. Abbiamo una Costituzione che ci obbliga all'accoglienza in primo luogo dei profughi. Abbiamo chiesto al governo nazionale di rallentare un po' la pressione verso la Toscana perché la Toscana ha dato delle risposte. Per me è fondamentale una cosa, queste persone siano accolte. Ma adesso il nostro impegno sarà perché restituiscano qualcosa alla comunità toscana che le ha accolte.